Va ora in onda uno spazio autogestito a cura dell'Associazione Culturale Il Sicomoro di Pordenone. Un buonasera a tutti dal Viale Appi dell'Associazione di Promozione Sociale Il Sicomoro. E un benvenuto a chi è in collegamento telefonico con me, Gaspare Mutolo, che ringrazio moltissimo per aver accolto il nostro invito. Buonasera Gaspare Mutolo. Buonasera a lei e grazie che mi avete invitato, a voi, grazie. Ecco, per quanti ci stanno ascoltando o vedendo, ricordo che questa è una web TV, Gaspare Mutolo è un uomo che ha fatto parte della più temibile organizzazione criminale italiana, tra le più temibili anche al mondo, mi riferisco alla mafia, o meglio a Cosa Nostra, come la identificano gli stessi mafiosi siciliani. Mutolo è stato un uomo che ha ucciso direttamente, indirettamente ha partecipato a moltissimi delitti, è stato autista del boss dei boss Totò Riina, ha trafficato droga, partecipato a furti, rapine, estorsioni. Possiamo dire un uomo che ha incontrato il male, ha vissuto il male, ma è un uomo che oggi ci può insegnare moltissime cose, perché ad un certo punto della sua vita ha rifiutato quelli che potremmo definire gli abissi del male. Ecco, li ha incontrati, però li ha respinti. E quando li ha respinti ha aspirato alla luce, al bene, ha cercato dei valori, ha voluto abbracciare questi valori e testimoniarli con tutto se stesso. Ormai da 30 anni Mutolo ha voltato le spalle alla mafia, alla criminalità, alle organizzazioni di cui ha fatto parte ed è diventato un collaboratore di giustizia, anzi di più, proprio un pentito di mafia, ha raccontato tutti i suoi delitti, ha fatto prendere tutti i suoi averi, ogni cosa, ma soprattutto ha aiutato i magistrati ad indebolire la struttura di Cosa Nostra di cui ha fatto parte per molto tempo, facendo arrestare moltissime, permettendo ai magistrati di arrestare molte persone sia all'interno che lavorano all'interno di Cosa Nostra, sia fiancheggiatori. Oggi, dopo 30 anni, e questo è il motivo dell'intervista, il signor Mutolo ha fatto un gesto unico, ecco, veramente devo dire unico per quanto riguarda il suo profondo aspetto umano, ed è stato quello di togliersi la maschera. Togliersi la maschera non è un gesto qualsiasi. Mutolo è in un programma di protezione, ma durante un'intervista al settimanale Oggi ha deciso di togliere quella maschera con la quale si presentava nei tribunali, si presentava alle interviste televisive e che gli permettevano di vivere in sicurezza gli anni che gli restano da vivere. Allora, io vorrei partire proprio da qui, da questa decisione veramente potente
di togliersi la maschera. Ecco, Mutolo, da dove parte questa decisione, questa volontà? Allora, questa decisione parte che io a un certo punto, della mia vita, io desidero dare qualche cosa, diciamo, a chi mi ascolta, a chi io entrerò in contatto, che io non debba avere paura, perché nel mio cuore, diciamo, questo è una cosa che ho avuto da sempre, però io non è che io ho tradito a nessuno oppure mi sono sentito che ho fatto male, perché io quando ho deciso di collaborare, diciamo, era un periodo bruttissimo, ho collaborato con delle persone che ormai sono, diciamo, nella storia, pur sapendo che potevano essere uccisi, hanno continuato il loro cammino, il loro lavoro che avevano programmato, e quindi io, secondo ormai io ho 82 anni e, diciamo, penso di poter dare ancora qualche cosa a chi mi ascolta, a chi mi vede, però se mi nascondo ancora dietro la maschera c'è qualche cosa non bello. Io invece lo voglio dire così a viso aperto, perché, ripeto, io sto cercando di fare una cosa buona, ho fatto una cosa buona, almeno sono convinto io in questa maniera, e quindi non ho paura, non ho nessuna vergogna, nessuna paura, perché io la vergogna e la paura la potevo avere quando io appartenevo a quella, diciamo, associazione mafiosa, che dopo io l'ho conosciuto in un certo periodo, io sono cresciuto in quell'ambiente, ma e dopo piano piano, dopo il 70, il 75, ha completamente cambiato pelle, e quindi io non mi sono più rivisto, e allora mi sono sentito tradito io, e allora a questo punto sono stato, diciamo, il primo collaboratore, e ne sono orgoglioso, in cui ho avuto piena fiducia allo Stato, a quello Stato che per me era Falcone e Borsellino, in cui io, quando ho parlato, sono stato il primo in assoluto che mi sono accollato degli omicidi, cioè ho avuto fiducia allo Stato, che io davo tutto, davo anima e corpo, e infatti dopo di me, insomma, le cose sono radicalmente cambiate. Ecco, è stato proprio una volontà di verità. Adesso mi voglio riagganciare un poco a questa specifica che lei ha fatto. In un'udienza Riina l'aveva accusata di aver tradito, e lei in realtà ha detto: sei stato tu a tradire la mafia. Ecco, in qualche modo ci può dire che cos'è cambiato nella mafia che lei, diciamo, che lei ha vissuto nei primi anni, fino appunto a quando sono iniziate è iniziata quella che per molti è stata una guerra di mafia. Invece lei dice che non è stata una guerra di mafia. Che cosa è successo? Senta, io, cioè, dopo della guerra di mafia, se è stato o non è stato, dopo che ne parliamo più avanti. Io intanto le dico, sperando che io mi posso esprimere e posso far capire il sentimento che mi ha fatto cambiare, ma non solo a me e a tanti personaggi. Per esempio, io parlo di un episodio accaduto intorno al 1973-74, viene sparato il nostro capo, diciamo, mandamento, un personaggio importantissimo, un certo Vincenzo Nicoletti, e fortunatamente rimane vivo. Questo va all'ospedale. Però, siccome era successo che anche all'ospedale, quando ci andava qualche ferito, i mafiosi si vestivano di medici, entravano all'ospedale e completavano l'operazione. Questa persona, preoccupandosi di questo,
diciamo, si è fatto portare a casa, perché era un personaggio importantissimo, Vincenzo Nicoletti di Pallavicino. Questo aveva due figli, che avevano sui 25-26 anni allora, e quindi noi eravamo indecisi di ucciderli o no, perché si vedevano, questi magari guardavano, perché essendo vissuti in quell'ambiente capivano qualche cosa. Allora, tramite un suo nipote che era nel nostro gruppo, ci mandò a dire a questo Vincenzo Nicoletti: senti, tu sai, ormai deve morire, quindi per non ci fare perdere tempo, dopo domani fatti trovare al bar di Pallavicino alle 5:30, così con te la facciamo finita e noi ti promettiamo che i tuoi figli e i tuoi parenti non saranno toccati, va bene? Allora c'era questa parola che si credeva, ciò che la mafia diceva si manteneva. Questo vecchietto, perché ai conti era un vecchietto, poteva avere una settantina d'anni allora, alle 5:30 si fa trovare dinanzi al Barri, ma era ancora, diciamo, con la fasciatura nel collo. Sono passato in macchina, io, Rosario Riccobono e un certo Michelizzi Salvatore, con le armi, però l'abbiamo guardato e non abbiamo avuto il coraggio di spararci. Va bene, ci siamo guardati in faccia e chi sparava prima non ha sparato nessuno e ce ne siamo andati. Va bene? In qualche modo avete dato onore al coraggio di quest'uomo che ha cercato di salvare i suoi figli. Sì, ascolti qua, noi allora ci siamo mandati a dire che lui non si doveva interessare più di niente e il discorso si chiudeva. Infatti lui è morto nel letto, esatto. Dopo noi, cioè, questo era un atteggiamento che noi ci siamo commossi, che un padre, cioè, stava andando al macello per salvare i figli, cioè, questo era la mafia di allora, esatto. Negli anni 90 invece si uccidevano i bambini, i figli, insomma, senza guardare più niente. Insomma, radicalmente era cambiata la mafia. Insomma, in un certo senso io, ecco perché io mi sono sentito tradito, perché diciamo quell'atteggiamento che c'erano negli anni 70, quando io sono entrato a fare parte di Cosa Nostra, era tutto diverso. E quindi... Ecco, allora per far capire forse meglio a chi ci ascolta, in qualche modo la mafia naturalmente viveva di cose assolutamente negative, come il commercio della droga, le rapine, le estorsioni, il pizzo, eccetera, tutte cose di cui la società si deve assolutamente difendere. Però all'interno dell'organizzazione vigevano dei codici comunque d'onore, come dice lei: non si devono toccare le donne, non si toccano i bambini, non, ecco, in qualche modo c'erano delle linee di comportamento che non si dovevano superare. Che cos'è successo proprio con Totò Riina che la spinge a dire: ma questa io non posso vivere, non mi riconosco più in questa organizzazione? Allora, Riina cambia completamente pelle nel 74, perché Luciano Ligio, perché quello che comandava Corleone allora in effetti era Luciano Ligio, però aveva questi due, diciamo, luogotenenti che erano Riina e Provenzano, e Luciano Ligio viene a sapere che Riina stava organizzando degli amici suoi, che faceva mangiate, si stava formando un gruppo. Allora lo mente fuori completamente, manda a dire a tutti i mafiosi, alle famiglie di Palermo,
di non rivolgerci più al Salvatore Rina, ma quando si cercava a Luciano Ligio, perché era lui quello che comandava, diciamo, in quel mandamento, ci dovevamo rivolgere a Provenzano. Per alcuni mesi Rina scomparisce della situazione, dopo viene arrestato Luciano Ligio a Milano, che dopo scopriamo che era stato lui, io ce lo rinfaccio nel 91 a Mestre, ricompare Rina e completamente e crea questo gruppo che purtroppo sono stati tutti, diciamo, io li chiamo dei traditori, che sono dal 74 fino all'80 sono diventati tutti capi mandamenti, perché hanno fatto uccidere i loro capi e loro hanno preso il posto. L'unica persona che, diciamo, che è l'unica zona che era scoperta, diciamo, da Rina Salvatore, era quella di Partanna Mondello, perché l'unica persona che dovevo essere io, che potevo, perché io ero amico di Rina. Però al momento che Rina mi dice che io non dovevo dire più niente a Rosario Riccobono, io, siccome avevo una bella amicizia con Rina, le dico: no, guarda, tu quello che mi dici io faccio, se mi dice vatti a buttare a mare io mi ci butto, però io quando la sera vado da Riccobono, quello è un amico mio, è il mio capo, come faccio a non ci dire dove sono stato? E lui ha compreso, cioè lui, io dopo, ripensando, Rina capisce che il mio rifiuto non era un tradimento che io avevo a Salvatore Rina, ma soltanto una scelta di campo. E infatti lui, se mi voleva far uccidere, l'avrebbe fatto 100 volte, va bene, ma io non l'ho tradito, io non è che ho detto mai quello che voleva fare Salvatore Rina, io me lo sono tenuto per me. Ne parlai nell'88 con Bagarella, che mi lamentai di alcune cose e ne parlai con Bagarella, ma Rina per me, diciamo, ha cambiato pelle probabilmente nel 1974, perché era molto orgoglioso, era uno che le piaceva comandare, essere odulato, insomma, e quindi lui cambiò e dopo, secondo me, ha preso la malattia, che quello che come operavano gli altri, perché lui dopo a tutti gli amici suoi li ha fatto uccidere a tutti, insomma, e lui allora si preoccupava che anche lui poteva essere ucciso da qualche amico suo e logicamente si comportava per come si comportava. Aggiungo di più che in merito alla guerra di mafia, che tanti, questo è stato uno sbaglio sia dei magistrati, degli avvocati, è come si dice, è per l'ignoranza dei collaboratori, perché a volte i collaboratori, per darsi importanza, parlano di guerra di mafia, parlano di gruppi di fuoco, a tipo che erano degli eroi, però guarda, se uno ascolta le dichiarazioni che fa un certo Ganci Calogero, e vede lui, però non è che l'innomina per come l'innomino io, che dico questi erano tutti traditori che hanno fatto uccidere i loro capi. Lui in un'interrogazione di un giudice le racconta che in tutte le famiglie, in diverse famiglie, c'erano persone che rapportavano a Rina, diciamo, nascondendosi e facendo sapere a Rina preventivamente i rumori, perché non c'era guerra di mafia, soltanto c'erano persone che aspiravano a essere capi ed erano amici di Salvatore Rina. È stata praticamente una guerra di potere consumata anche con tradimento di amici, di parenti, di persone, come un poco è successo anche a Buscetta. Senta, che le chiedo, quali sono, lei prima ha detto una parola molto forte, se mi chiedeva di buttarmi a mare Rina, capisco che è una metafora, ma mi sarei anche buttato a mare. Quali sono all'interno dell'organizzazione
le cose che assolutamente si devono fare e quelle che non si possono fare. Quali sono le regole di mafia? Quelli che si debbono fare sono gli ordini e non completamente scostarsi degli obblighi. Quelle che non si debbono fare, che c'è pericolo, sono principalmente, che è la cosa più essenziale, quella di rispettare le donne degli altri mafiosi. Perché quando a me mi hanno combinato che io ho finito di bruciare la Santina, ero ricco buono, la prima parola che mi dice. Un padre che sa che il figlio ha sbagliato con una donna di un mafioso, la mamma, la figlia o la sorella, anche piangendo, deve strangolare al figlio. Quindi quella era una cosa che completamente non ci sono. Infatti la forza, diciamo, della mafia fa parte anche di questo, diciamo, di questo comportamento, perché le donne, ecco, comprendono chi sono i mafiosi o meno, perché si sa, il mafioso tratta a una donna come una sorella, come una mamma, perché le donne attraverso lo sguardo magari comprendono, se, non lo so quello che comprendono le donne, però cioè in noi c'era, diciamo, questa fratellanza. Per esempio, se mia moglie si trovava sola e alle 2 di notte sentiva bussare, e riconosceva a chi è, lo faceva entrare, non aveva nessun problema, perché dopo che uno entra a fare parte di Cosa Nostra, in casa vengono soltanto gli uomini d'onore e i parenti di sangue, amici non ne vengono più. Cioè, gli amici si vedono al bar, si vedono al ristorante, però a casa vengono i parenti di sangue e gli amici mafiosi. Quindi le donne comprendono questo, insomma. Lo capiscono bene. Ecco, guarda, mi fa sorgere un'altra domanda. Dopo ho delle altre questioni sulla magistratura e sul come combattere la mafia, che sicuramente lei ci può aiutare, ma la figura della donna. Le mamme, le figlie, le sorelle, come vivono le donne di mafia? E rispetto a quello che lei può provare oggi, cos'è che può mancare a quel mondo dal punto di vista di quello che può aver bisogno una donna, vivere, non lo so, io penso la libertà, non lo so, mi dica lei. Allora, intanto la donna, diciamo, si sente odulata. Per noi la donna non è che è la moglie, è la mamma, per noi la moglie è una cosa sacra, cioè anche se siamo un pochettino birichini, va bene, perché noi non tradiamo le mogli attraverso le altre donne, diciamo, di mafia, però, diciamo, il mafioso attraverso le donne normali, diciamo, attira un certo fascino, una certa importanza, perché capiscono le donne non mafiose che sono uomini diversi, quindi non mancano le avventure. Però questo da extra non c'entra niente con le donne mafiose. In campo delle donne, delle mamme, loro si vedono rispettati, si vedono. Ma da tutti, non soltanto del marito, cioè c'è una riconoscenza, perché le donne ha un ruolo importante, diciamo, la donna per noi mafiose non abbiamo segreti, cioè io con mia moglie non avevo nessun problema di farmi vedere se ero sporco di sangue, se avevo qualche arma, e ci dicevo, beh, nascondala, buttala, cioè. Tutte le donne sono così, insomma, perché amano i loro mariti, i loro figli, capiscono il lavoro che fanno, anche se fanno finta di non capire niente, perché loro capiscono, perché noi, quando, come sono gli uomini, quando ci riuniamo, perché dopo, quando entra in Cosa Nostra,
diciamo, tutte le domeniche, le feste, si fanno tutti mafiosi, non è che più uno va da uno che non è mafioso. E le donne sono tutte appartate e tra di loro parlano, insomma, per come parliamo noi uomini, insomma, per certe cose anche le donne comprendono benissimo il ruolo che hanno i loro mariti, i loro figli, quindi ecco perché io mi voglio rivolgere a loro dicendoci: io dell'esperienza che ho, diciamo, quella passata è tutta negativa. Io quello che ho soprito, anche se vivo in una in un concetto un pochettino diverso, più modesto, però diciamo ho provato tante cose belle che da quando ero mafioso non li capivo, non li concepivo, perché il mafioso pensa solo al denaro, pensa solo a guadagnare soldi, quindi o guadagna soldi, dopo va in galera e logicamente dopo magari soffre più degli altri, perché i mafiosi quando vanno in galera vengono sequestrati i soldi, prendono un sacco di anni. Quindi io voglio fare questo appello e sono sicuro, almeno se ne salverò uno, avrò vinto, perché io ho pensato sempre che quello che ho fatto dalla mia vita al momento che ho lasciato la mafia è stato sempre tutto più bello. Io, man mano che ho conosciuto persone, ho imparato qualche cosa, concetti di vivere, comprendere le cose belle, le cose brutte, anche se io da mafioso si può dire che ero un po' diverso degli altri mafiosi. Certo, lo si capisce. Ecco, questo mi sembra molto bello, rivolgersi alle donne, perché in qualche modo le donne nella società hanno un grande potere, che è quello di crescere figli, bambini, figli che poi diventano ragazzi e diventano uomini. E l'educazione che noi riceviamo in famiglia dopo diventa fondamentale per la struttura del giovane e dell'adulto, i sentimenti, i valori. Senta, Mutolo, lei in pratica si consegna a Falcone, ha avuto fiducia di Falcone. C'era un'opinione della mafia nei riguardi di questo magistrato, come veniva considerato? Allora, Falcone veniva considerato come, ma non soltanto dei mafiosi, i mafiosi avevano concepito, avevano capito l'intelligenza di Falcone. Lei pensa che io ne sentivo parlare già nel 1982, nel 91, negli anni 1982 io sentivo parlare che c'erano dei progetti per eliminare a Falcone, perché il dottor Falcone non era un giudice, era un cervellone che aveva già allora aveva fatto approvare dal governo, ma non so da chi, alcune cose che erano per la Sicilia un tabù. Cioè Falcone fu il primo a fare entrare, diciamo, il magistrato nelle banche e vedere chi aveva i soldi o no. Invece prima, quando un giudice voleva entrare in banca, il direttore lo prendeva a calci nel sedere. Falcone invece ha fatto fare ha fatto togliere il segreto bancario. Da questo non è che sono, diciamo, questa irruenza l'ha subito soltanto la mafia, esatto, l'ha subito anche, diciamo, l'imprenditoria, i colletti bianchi, i politici, perché, diciamo, Falcone era una persona che non è che lottava la mafia, lottava il male era quello concentrato nel malaffare, va bene, anche se uno non era un mafioso ma era un politico, diciamo, lui cercava di perseguitarlo, ma perseguitava lui perché commetteva reati, ma in noi c'erano anche dei preti, c'erano degli industriali, i migliori industriali della Sicilia erano mafiosi, noi avevamo preti mafiosi, avevamo avvocati mafiosi, insomma Falcone, questo fu il primo
ha capito, ma non solo, secondo me Falcone l'ha capito, perché anche altri giudici l'avevano capito, ma Falcone ha avuto il coraggio di dire basta, dobbiamo cercare di combattere queste cose. E quindi attraverso il governo, o bene o male, se, sempre, diciamo, anche se, se nel governo ci sono molte persone che sono collusi perché ci interessano i soldi, ci interessa il malaffare, però c'è sempre, diciamo, la miglior parte sono tutte persone per bene, ce ne sono pochi, insomma, però quei pochi, diciamo, odiavano a Falcone, quindi quando noi andavamo nei politici per qualche favore, perché il politico aveva bisogno del mafioso, perché se doveva avanzare carriera, se doveva saltare di un posto all'altro, quello chiamavano i mafiosi, non è che chiamavano, insomma, che facevano le domande. I mafiosi sapevano che c'erano personaggi, insomma, che sapevano fare queste cose. Quindi Falcone questo fatto lo capì e diciamo, e ha cercato, si concentrò nelle cose più importanti. Le cose più importanti quali sono? Il denaro. Infatti Falcone, quando ha subito, diciamo, quell'attentato alla Daura, con chi era? Era con il giudice, la Del Ponte, quella francese, che dopo questa racconta che c'erano un sacco di personaggi siciliani non solo mafiosi, che avevano in Svizzera una montagna di soldi. Ora non sono più in Svizzera, sono nei paesi tropicali, comunque. Certo, nei paradisi tropicali. È stato il primo a individuare il male peggiore. Il male peggiore quali sono? I soldi. Quindi tutto là viene il concentrato di tutte le persone. Guardi, signor Mutolo, lei non ha idea di quanto io vorrei che questa sua semplicissima, limpidissima spiegazione giungesse nelle aule del nostro Parlamento, quando si decidono a legiferare e cercano di smontare quelle leggi veramente lungimiranti fatte da Falcone. Ecco, io prima di entrare in questo capitolo che lei già ha accennato molto bene adesso, veramente la ringrazio, le vorrei chiedere un ricordo anche, lei ha conosciuto anche l'altro grande giudice, Paolo Borsellino. Ecco, un ricordo, anche se dopo, alla fine, lei non sarà con questi giudici che riuscirà a fare le sue deposizioni, vero? No, io con Borsellino ho avuto ufficialmente, diciamo, mi sembra 3 o 4 contatti che si sono prolungati, però abbiamo parlato, diciamo, di tante cose, non ne... effettivamente che c'erano cose che bollivano in pentola e lui già sapeva, perché noi, diciamo, io quando parlai con Falcone già nel 91, perché io non è, come dicono, ho incominciato a collaborare nel 92 a luglio, no, io incominciai a collaborare a dicembre del 91, esatto, però io ero in mezzo ai mafiosi tranquilli e pacifici. Dopo però Borsellino già sapeva questo, soltanto che avevamo la procura e il procuratore capo di Gianmanco di Palermo, che era quello che comandava il tribunale di Palermo, e appena sentito che io volevo parlare con Borsellino, esatto, allora ha detto, dice, ma che c'entra che deve scegliere Mutolo con chi deve parlare? Lo dobbiamo scegliere noi, ecco perché si è perso tempo. Allora è intervenuto pure Vigna e quindi hanno escogitato, diciamo, che mi fanno fare un'interrogazione, io faccio delle dichiarazioni che ero un mafioso, che volevo parlare però ufficialmente solo con Paolo Borsellino. Però io già avevo contatti con Di Gennaro, con altre persone. Ecco, e qual è l'importanza, secondo lei,
del collaboratore di giustizia. Quale vantaggio ha potuto avere lo Stato? E le chiedo anche un'impressione sul carcere ostativo oggi, cioè il carcere ostativo, per chi ci ascolta, diciamo, è quella legge che fino a qualche settimana fa, una legge voluta da Falcone, che senza collaborazione non ci sono sconti di pena. Ecco, dal suo punto di vista, quanto è importante, quanti danni può fare alla mafia, quanto bene può fare allo Stato un collaboratore di giustizia? Guardi, il collaboratore... Sì, e scusi, e quanto può essere giusto che... Beh, no, di questo ne parliamo dopo, perché c'è un risvolto in questa cosa. Prego. Allora, il collaboratore, se non sarebbe stato per i collaboratori, io non so come la carnificina che avrebbe continuato, diciamo, ma non soltanto, diciamo, la mafia, ma i poteri forti. Logicamente, siccome anche Falcone, per come altri giudici odierni, come Di Matteo, Gratteri, Lombardo, Ardita, insomma pochissimi giudici, ma questi non è che combattono la mafia, le mafie, questi combattono tutti i malaffari, però non c'è, cioè le mafie non potevano resistere se non ne avrebbero il consenso del potere politico. Per esempio, le faccio un paragone, guardi, a Palermo ci sono i Cavaliere del Sansepolcro, va bene, che era un'associazione che c'erano tutti i magistrati, generali, industriali potenti, persone dei servizi segreti. Quello che comandava era il conte Arturo Cassina. Delle consorterie massoniche, così. Sì, ma gira e sono sempre là, vede, non è che... Certo. La mafia è un ramoscello di queste, diciamo, perché i vero soldi li amministrano queste personaggi. Insomma, io le dico, il conte Cassina, Arturo Cassina, aveva come uomo di fiducia il suo primo, diciamo, che comandavano tutte le aziende che aveva della luce e delle fogne di Palermo. Era Giovanni Teresi, detto Upacchione, che era il sottocapo della famiglia di Santa Maria di Gesù, comandata da Stefano Bontasi. Cioè, lei pensa, un mafioso importantissimo, va bene, che badava a tutta questa immensità, diciamo. E dopo, diciamo, la collaborazione che c'era, diciamo, tra la magistratura e la mafia, perché la mafia, non essendo spietata, va bene, e i magistrati, essendo dei personaggi che sono facoltosi, che hanno terreni, hanno case, hanno cose, tutti, diciamo, i campieri, i personaggi di fiducia di questi magistrati erano tutti mafiosi, quindi il contatto c'era, i politici erano come i magistrati, diciamo, c'era un contatto leale a un certo punto, perché la mafia si comportava in una certa maniera. Logicamente, dopo tanto tempo, le cose sono cambiate. Falcone non è che aveva soltanto i nemici la mafia, Falcone aveva più nemici, diciamo, nella politica, nei suoi colleghi, e non nella mafia. Logicamente, i mafiosi a Falcone lo temevano. Io lo so perché ne parlavo, io ho avuto quasi tutti i processi, cioè io il primo processo che ho avuto dei giudici Falcone è stato nel 1982, dopo la strage di Alto Perlito, che muoiono tre carabinieri, questo Bosti, Catanese e l'autista, diciamo, fanno una retata di qualche 30 persone, dopo 2 giorni escono tutti, c'era anche mio padre, mio fratello, amici miei.
Tascone a me non mi fa uscire e mi spicco un mandato di cattura con Buscetta e un certo con Bachimbi per altri traffici. E di là incominciano, io sono in tutti i processi che fa il giudice Falcone, ma il giudice Falcone per me era un giudice leale perché io non vedevo cattiveria, cioè nel comportamento del giudice Falcone, perché il giudice Falcone perseguiva soltanto a me, non è perseguiva qualcuno della mia famiglia. Quindi io ci riconoscevo l'intelligenza al dottor Falcone, perché sono successe delle cose che soltanto un giudice intelligente poteva scoprire, va bene? Però non era uno che si accaniva contro, che ricattava, perché c'erano giudici per arrivare al loro scopo, per farsi belli, magari per fare un processo, per fare, insomma magari toccavano ai familiari. Il giudice Falcone era invece era un combattente leale, era un giudice, infatti Salvatore Provenzano, mentre c'era il massimo processo, così in una conversazione un pochettino tremolante, mi dice: Gattari, Falcone fa paura, è troppo intelligente, capiva, a quello arrivava ovunque, perché seguiva i soldi, aveva una sua linea, ma logicamente i soldi non è che piacciono soltanto ai mafiosi, piacciono principalmente ai politici. È logico, c'è un giro, diciamo, perché diciamo, i politici diciamo, ora sono contro i giudici e non vogliono più collaboratori, c'è un piano per distruggere, per smantellare, diciamo, quello che aveva creato Falcone dopo Borsellino e dopo tanti giudici. Io 15 anni fa, in un interrogatorio, in una trasmissione che ha fatto la Sabina Guzzanti, le parlai del giudice Di Matteo, ci ho detto: guardi, per me il giudice Di Matteo è l'incarnazione di Giovanni Falcone, a questo ci faranno passare i guai. Ma questo discorso 15 anni fa, 20 anni fa, esatto, infatti non mi ero sbagliato, perché le cose io li concepisco. Logicamente ora questa legge che vogliono fare, logicamente è giusto, il perdono è bello, non tutti sono disposti a perdonare, guardi io, però il perdono è bello per chi si pente, non per chi non si pente, perché questa legge che vogliono fare, forse come si dice, invitati dalla Corte Europea, che certo, vogliono fare l'impercettibilità, insomma, la ministra Cartabia, ma è una cosa assurda, è uno schiaffo morale che ci vogliono dare a Falcone e a Borsellino, cioè stanno abolendo tutto quello che hanno fatto questi due santi uomini, perché per me, cioè, hanno bene che hanno santificato a Papa Paolo II, ma questi due uomini li dovrebbero santificare per quelli che hanno fatto per l'umanità, perché ripeto, questi uomini, Borsellino e Falcone, non combattevano soltanto la mafia, combattevano il malaffare. E quindi, senta, diciamo molto, ora che vogliono cambiare questa legge, perché diciamo è una cosa che ancora continua, perché lei sa, insomma, ci sono stati quando nel 92 ci sono state le famose stragi, persone che sono morti sia a Palermo, sia a Milano, sia a Roma, non è che cioè c'erano persone, non tutti i giudici volevano combattere questo fenomeno, c'erano persone di qualsiasi specie, chi aveva paura, chi cercava i contatti, chi voleva fare la trattativa per agevolare i mafiosi, e questa trattativa ancora c'è, tacitamente ancora c'è, non si dice, ma sotto pelle c'è, chi ha vissuto, chi ne capisce di mafia sa che queste cose ancora ci sono. Guardi, veramente la ringrazio tantissimo, perché un giudizio su ciò che è necessario per combattere la mafia, che venga da un mafioso che le cose le conosce bene
e capisce quali sono i punti deboli, veramente dovrebbe essere una lezione che dovrebbe giungere alla Camera, al Senato, a Montecitorio, e sulla quale dovrebbero riflettere i nostri legislatori. Ultimamente si dice che dovrebbe bastare la dissociazione. Io mi dissocio dalla mafia e quindi in nome di questa dissociazione io posso dire che non voglio più avere a che fare con l'organizzazione criminale e quindi posso ottenere dei benefici di pena. Ma dal suo punto di vista, veramente basta dissociarsi per uscire da Cosa Nostra, visto le regole che lei prima aveva un poco citato? Allora, Borsellino è morto probabilmente per questo, perché sentire questa parola dell'associazione le faceva schifo. Lui non diceva, magari essendo un giudice, una persona per bene, fanno schifo, ma diceva, ma sono pazzi, perché in questo era subentrato la paura, la corruzione, perché quelli che erano d'accordo non erano soltanto perché avevano paura, ma erano quei personaggi che erano collusi con i mafiosi, perché si sa, il mafioso fa un giuramento e nel giuramento, quando si brucia quella santina, le prime cose che dicono, se io tradisco Cosa Nostra, le mie carni devono bruciare come questa sacra immagine, va bene? Quindi chi non tradisce Cosa Nostra, anche se sta in galera 20 anni, 30 anni, non perde niente, anzi, uno che sta 20 anni in galera, dopo diciamo il 92 che c'è stato il boom grazie a Mutolo dei collaboratori, va bene, è come una medaglia, ci sono persone che se escono comandano meglio di prima perché non si sono pentiti. La dissociazione che cos'è? Cioè io, perdonare è giusto, ma è giusto che un magistrato, ma qua sta parlando con lei la colpa che ce l'hanno, non è che ce l'ha magari il politico, sì, il politico ce l'ha la colpa perché diciamo è colluso, perché vuole i voti, ma la colpa ce l'hanno gli avvocati, perché gli avvocati studiando legge, va bene, lei se è un mafioso e c'ha i soldi, lei è in grado di prendersi il miglior avvocato d'Italia e dicono sempre questa è una persona per bene. A me quando mi difendevano, pur sapendo che io ero un assassino, sa che come mi difendevano in aula? Verso il magistrato, l'avvocato si rivolgeva verso il magistrato e diceva grazie a queste persone se noi ancora oggi possiamo andare con i bambini in chiesa a farci la passeggiata. Quindi gli avvocati, per come dicono che logicamente vogliono che i magistrati che entrano in politica dopo quando è non debbono fare più i magistrati, gli avvocati, va bene, quando sono in tribunale, quando sono al Parlamento e fanno gli avvocati, non devono fare più gli avvocati, devono fare i politici, non fanno politici e avvocati, sanno i codici meglio dei politici, logicamente ci sono, e noi lo sappiamo chiaramente, anche se facciamo finta che non sappiamo niente, va bene, ci sono politici, diciamo, che grazie agli avvocati fanno le leggi per agevolarle. È come se vogliono fare la legge dell'impecibilità, no, io non riesco a trovare, esatto, questa è un'assurdità, cioè il processo ritarda e viene annullato, ma che c'entra? Ci sono i tempi, è giusto che il processo si fa. Comunque, ripeto, secondo me la piaga più, io lo so che mi tirerò addosso perché io uscendo del servizio centrale e voglio tornare libero, io queste cose che le dirò ovunque e mi farò un sacco di nemici, ma a me non mi interessa niente, non è che mi interessa, io cercherò di dire la verità, qual è il problema, perché a me mi interessa che specialmente per come ho detto tempo fa, il mafioso a volte diventa mafioso per necessità, non perché vuole, quindi anche il governo su questo dovrebbe fare un pensierino, a fare anche delle fabbriche in Sicilia,
a dare mano d'opera alle persone, ma se li lasciano così abbandonati che il ragazzo o va all'estero oppure diventa mafioso, logicamente questo discorso non finirà mai. Insomma. Guardi, lei è arrivato a fare addirittura un discorso sociale che è alla base, perché tutti noi capiamo che nessuna persona ama vivere o di furti o di rapine o comunque di malaffare, di droga, di prostituzione. Prima di tutto ci dovrebbero essere delle opportunità che mancano in molte zone d'Italia, e dopo un poco, come dice lei, se uno nasce e vive in un luogo dove non ci sono opportunità, prende le scorciatoie, quelle che ho nominato prima, che però ottengono anche le coperture di quelli che sono i colletti bianchi, perché le persone, tra virgolette, per bene, che vogliono accrescere il loro potere in modo, diciamo, poco corretto, hanno bisogno di chi faccia le scorrettezze. Ecco, e quindi diciamo mantengono una situazione di precariato da cui attingere forze per ottenere quelle cose che altrimenti loro non avrebbero la forza, il coraggio, la capacità di ottenere da soli. Senta, lei prima ha nominato il giudice Nino Di Matteo e lo ha paragonato un poco al falcone di ieri. Un po' notiamo, almeno noi persone che cercano di seguire le questioni di giustizia e legalità, che la mafia vive molto di segnali, e questo giudice ultimamente viene sempre di più un po' isolato. Secondo lei è di nuovo in atto un sistema, un modo da parte del potere di isolare per colpire più facilmente questo magistrato e altri magistrati? Mi viene in mente Gratteri, Lombardo, Giuseppe Lombardo, Sebastiano Ardita, che con coraggio portano avanti quelle leggi che erano state volute da Giovanni Falcone. Ma quindi queste sono persone, non lo so, queste sono persone che hanno un ideale, hanno l'anima pulita, esatto, e perseguono il male. Se un politico, cioè il politico, non vuole essere toccato, c'è poco da fare, lo sappiamo in una maniera tranquilla, perché lei mi deve prendere tutti i politici, i padri, i figli, i cugini, i compari, i prestanomi. Se sono condannati, vengono messi sotto accusa, loro trovano dove è giusto che trovano le loro amicizie, sempre tramite gli avvocati e tramite gli amici, e no, vengono assolte. Ma è assurdo pensare che un magistrato indaga un politico se non ha la certezza al 100%, anzi al 110%, va bene, che quello ha le mani nella marmellata. Logicamente dopo scatta tutto un meccanismo, ci sono, diciamo, le loro amicizie, infatti passano anni, passano 3, 4, 5 anni e dopo il discorso finisce. La colpa ce l'ha sempre il giudice, perché il cattivo è il giudice, non quello che vuole fare il reato. Cioè, è una cosa assurda. Allora, se il giudice condanna soltanto uno perché fa una rapina, sì, il giudice sta facendo il loro dovere. Se invece perseguita a un politico perché mente, vuole la corruzione, vuole la tangente, vuole questo, quello, quello. Io, guardi, qualche 15 anni fa, in una dichiarazione, ho detto, guardi, ho fatto una preghiera al governo,
fatela voi, prendetela voi questa cosa, perché la legge che avete fatto sui mafiosi, che quando è sicuro che uno fa traffico di droga, che è mafioso, ci sequestrate tutto, è un bene. Ma il politico deve avere lo stesso, il politico non può fare che se viene preso con le mani nella marmellata che sta facendo una tangente di 1 miliardo, di 100 milioni, ci sequestrate solo quelli. Ci dovete sequestrare tutto quello che ha. Questo sarebbe la legge giusta. Non la legge uguale per tutti come è scritta nei tribunali. Esatto, come è scritto la legge uguale. Invece la legge non è uguale per tutti. Ora c'è, purtroppo, da diversi anni, c'è un piano. Debbono di stabilire i collaboratori. O li debbono impaurire, oppure questo concetto del collaboratore non ci interessa più, perché non ci conviene più, perché giustamente fin quando, cioè, Falcone ha faticato tanto a fare accettare l'associazione esterna. L'associazione esterna che significa? Uno che non è mafioso, uno che non ha giurato, esatto, è in contatto con i mafiosi. E quindi al momento che viene preso ha questa associazione esterna. Loro piano piano la stanno limando. Ma le stanno levando chi sono? Noi sappiamo chi sono questi, diciamo, queste persone per bene, che sono politici, che sono personaggi facoltosi, che hanno la televisione. Io lo so che logicamente a me più di una volta mi hanno attaccato, bene, perché magari dicono che quando parlo così senza sapere il perché. No, io lo so il perché io le ho vissute queste cose, io so come si comportano i politici, come, però logicamente se io ormai ho quella strada, che purtroppo io ormai per quegli anni che mi rimangono, io devo dire la verità, devo cercare di far capire alle persone magari che non comprendono, va bene, che le cose possono cambiare in bene. Però ci vuole principalmente la volontà di chi governa, di chi fa le leggi. Se logicamente la legge è soltanto per quello poveraccio che va a fare la rapina, l'estorsione, e il politico può fare tutto quello che vuole, insomma, allora noi restiamo sempre così, insomma. Senta, Mutolo. È passata un'ora, sono le 19:31, è passata un'ora in cui lei, veramente io la ringrazio tantissimo delle informazioni che ci ha saputo dare per combattere quell'organizzazione che in realtà ci ha fatto capire molto bene non è che un ramo, una... Di un albero molto più grande di malaffare, di corruzione, di volontà negativa che tiene, che schiaccia il normale cittadino, che schiaccia il popolo e lo tiene asservito. Io la ringrazio tantissimo per la chiarezza e il coraggio delle parole che ha saputo dire, il coraggio di essersi tolto la maschera con tutti i rischi che questo può comportare. Io ringrazio a lei, a voi, a tutti quelli che verranno dopo per la possibilità che mi date di poter esprimere, perché noi è passata un'ora e pochi minuti, ma noi possiamo parlare anche quanto lavora una persona, 8 ore al giorno, noi possiamo parlare anche per 8 ore, ci sono sempre argomentazioni. Perché giustamente io le cose le ho vissute. Io fino a 50 anni, quando prendevo agli avvocati, avevo i migliori avvocati di Palermo e qualcuno anche dell'Alta Italia, ero sempre trattato per una persona per bene. Al momento che ho fatto il collaboratore, dopo sono nati tutti i guai. Va bene, non direi che la vita è questa. Comunque io ho intrapreso questa strada, sono convinto che sono nel giusto, e logicamente sono qua, vuol dire io lo ringrazio che lei mi ha dato questa possibilità di potermi esprimere in questi pochissimi minuti, in queste ore, e che ci devo dire? Auguri a lei e a tutta la redazione. E guardi, grazie, la ringraziamo proprio di cuore,
è una buona continuazione veramente quello che lei ha deciso di fare d'ora in poi, anche questo discorso che ha fatto all'inizio di rivolgersi alle donne e di parlare, di salvare i loro figli. Io le auguro ogni bene di poter andare veramente fino in fondo con quelli che sono i suoi progetti. Un grazie di cuore da parte mia, di tutta l'associazione che in questo momento rappresento, noi del Sicomoro qui nell'estremo nord-est in Friuli. L'abbiamo ascoltata con grandissimo piacere e penso che abbiamo fatto un ottimo servizio a tutti quelli che hanno ascoltato la diretta e che potranno seguire questa trasmissione sia su YouTube sia su Facebook. E quindi un buonasera, un arrivederci e una buona fortuna a Gaspare Mutolo. Io la ringrazio e buonasera a tutti voi e grazie di avermi invitato. Grazie, arrivederci e buona serata. Ecco, sono le 19:34, abbiamo sforato di qualche minuto. Io ringrazio sempre la direzione di Radio Saius, Rosario Moreno, per il tempo e l'opportunità che ci concede di fare queste interviste che veramente aprono gli occhi su tantissime cose. Quindi una buonasera a tutti dal Viano Appi e una buona continuazione sulle frequenze di Radio Saius. Arrivederci. Abbiamo trasmesso uno spazio autogestito a cura dell'Associazione Culturale Il Sicomoro di Pordenone.